Siamo con Romina Cortopassi, consigliera comunale per la sinistra Arcobaleno, e che si è resa disponibile a fare un'intervista per Dadavirus. Romina, ci puoi raccontare come hai cominciato a fare politica? Ma diciamo che la passione c'è sempre stata. Ho iniziato nel 98, mi sono candidata la prima volta col Partito dei Comunisti Italiani nascente. Ero prima iscritta di fondazione, però non avevo mai fatto attività, ero una semplice iscritta. Mi venne chiesta la candidatura. E quindi insomma ho provato questa esperienza. Poi per qualche anno sono stata nuovamente ferma e nel 2001 ho ricominciato a fare politica sempre nei comunisti italiani insieme a Lucio Lucchesi, che era allora responsabile dei giovani. Abbiamo iniziato organizzando anche insieme ai giovani comunisti di rifondazione all'allora sinistra giovanile, come si chiamava? Sì, sinistra giovanile. Una manifestazione studentesca che andò quell'anno molto bene, ricordo, e di lì insomma la mia attività è continuata. E come ti trovi nel ruolo di consigliera comunale per l'opposizione? Ma diciamo che con questa amministrazione è dura, ci si sente molto inutili. Nel senso che l'impegno è tanto, sia io che mi siedo soprattutto ci stiamo impegnando tantissimo, però ci troviamo di fronte a un'amministrazione completamente incompetente, chiusa in se stessa, che quindi non accetta nessun tipo di proposta, nessun tipo di scambio di opinioni, cioè sono chiusi, ti dicono magari di sì nei corridoi, poi arrivi al momento del voto e bocciano qualsiasi emendamento, qualsiasi mozione. Quindi insomma è un po' frustrante, anche se sicuramente l'impegno che posso mettere al di là del lavoro è il massimo, perché comunque ci credo e credo che questa amministrazione debba andare a casa il più presto possibile. E un giudizio sulla giunta Lunardi, Sì, appunto. appunto, appunto, ma cioè, secondo me sono completamente inetti, cioè magari mi becco ancora querela, non lo so, però sono veramente, non fanno assolutamente niente. La città è completamente allo sbando, è sporchissima, molto più secondo me di quello che era prima. E non si fa niente per la cantieristica, la situazione d'Arzela è drammatica, si stanno perdendo migliaia di posti di lavoro e la commissione attività produttive continua a riunirsi sui chioschetti del mercato, sugli alberi da potare, su queste cose qui, ecco, su cose che potrebbero essere utili in un'altra situazione, ma non si parla di cose concrete. Lo stesso il sociale, non si sta facendo niente, si perdono dei fondi regionali, tutte belle parole all'esterno, ma di fatti nessuno. Poi abbiamo personaggi tipo Bucciarelli, che insomma, mi spiace dirlo, ma non ha nessuna competenza, secondo me, riguardo all'urbanistica. Questa è l'amministrazione. Troppo. Dopo l'esaurirsi dell'esperienza della sinistra Arcobaleno, che futuro vedi per la sinistra? Ma io personalmente al momento sto nella costituente di Sinistra e Libertà. Spero che questo possa portare a qualcosa, però ho molta poca fiducia nei gruppi dirigenti, che da noi non si sa bene cosa sono, perché va bene, abbiamo Sani, Chivendola, Guidonia, ma comunque siamo nascenti, quindi non si sa bene di chi sono gruppi dirigenti. Io ho sempre sostenuto che la sinistra debba essere unita tutta, io la vedo così, altrimenti non si va da nessuna parte. Però ecco, personalmente non so quello che farò, cioè al momento seguo questo percorso fin tanto che mi convince, altrimenti ecco, ritengo che non sia obbligatorio avere in tasca una tessera per ritenersi comunista o di sinistra, quindi guarderò quello che succede. Secondo te che rapporto c'è fra i giovani a Viareggio e la politica?
poco. Secondo me ce n'è poco. Ci sono dei gruppi che funzionano abbastanza, sicuramente i giovani comunisti sembrano abbastanza attivi, i ragazzi del SARS, non so quanti sono al momento, sinceramente. Però Viareggio penso che sia un po', ma forse da tutte le parti, un po' dura, ecco, per l'attrattività della politica e per come siamo noi viareggini, cioè. Diciamo che si pensa un po' al carnevale, dopo il carnevale comincia l'estate e l'impegno alla fine spesso si riduce al mese di lotte studentesche di ottobre-novembre come ora, e poi generalmente tutto finisce così. Ecco, secondo me ci sarebbe necessità invece di un impegno maggiore dei giovani, che poi magari lo fanno in altre maniere, cioè molto volontariato anche, magari anche questo è un modo di fare, di impegnarsi e di costruire qualcosa, però ecco l'impegno vero e proprio nella politica secondo me è un po' scarso. Secondo te esiste in Versilia un pericolo di un ritorno al fascismo? Ma secondo me esiste in Italia un pericolo di ritorno al fascismo, molto subdolo, non credo che ritorneranno i manganelli, queste cose qui, però insomma si vede tutti i giorni l'attacco alla Costituzione, è quotidiano, l'attacco alla magistratura, insomma sono tutte cose gravissime. E in Versilia, in piccolo, ci sono dei riscontri, stanno istituendo le ronde, c'è stato il fatto già ormai un anno fa della Clerici che ha svitato la lapide, insomma si fa di tutto anche qui per nascondere la memoria, per cercare anche di infangarla a volte. Secondo me il pericolo c'è. E come si potrebbe affrontare? Io ritorno al discorso di prima, secondo me se fossimo uniti si potrebbe sbaragliare questa situazione. Certo, è difficile perché comunque la cultura in Italia è a livello bassissimo e il fascismo, per come lo si può intendere oggigiorno, si insinua bene dove non c'è cultura. E la gente guarda Grande Fratello, guarda Maria De Filippi e non si interessa assolutamente di quello che è la realtà. E invece ci vorrebbe un'informazione capillare, dovremmo essere tutti i giorni fuori con volantini, insistere, parlare con la gente, però è chiaro che se noi siamo chiusi a litigare fra noi alla fine si conclude poco. Cioè secondo me vanno bene, è giusto che ognuno abbia una sua identità, però secondo me bisognerebbe saper vedere qual è il pericolo del momento e poi dopo discutere anche delle diversità. Cioè io non dico che bisogna stare per forza col PD, nel quale non mi riconosco assolutamente, però io credo che nel PD per esempio ci possano essere persone che sono magari a volte più a sinistra di qualcuno che si definisce d'estrema sinistra. Secondo me bisognerebbe cercare una coesione, ecco, fra persone di sinistra più che fra partiti, e cercare in questo modo di entrare nella società, di riportare i nostri valori nella società. Questo. Ti ringraziamo Romina per la disponibilità. Grazie a voi per avermi tenuto in considerazione per questa iniziativa.